In una giornata di primavera, con il sole, come spesso accade a Roma, vedere tutti i negozi chiusi, la città bloccata, è oggettivamente triste. Io vengo da Sutri, dove sono sindaco, e dove qualcuno ha pensato dovesse andare per una cerimonia funebre. No, sono andato perché sono felice di dire a quelli che mi ascoltano che Sutri è tra le pochissime città italiane e l'unica città della Tuscia, luogo meraviglioso che conta dei borghi straordinari e uno dei borghi più belli d'Italia, è, da quando io sono sindaco, diventata Sutri. Sutri non ha un solo contagiato e tantomeno un solo morto. Quindi è stata una festa, una celebrazione di una situazione favorevole, come un'Arcadia, un luogo, un paradiso incontaminato. E ho anche pensato quello che io ho detto, naturalmente con prudenza, perché ormai qualunque mia affermazione viene guardata come se io avessi minimizzato, e certamente in alcune aree italiane è talmente grave quello che è accaduto che dobbiamo prenderne atto, anche se le mie prime dichiarazioni coincidevano con il momento in cui la prima città che è stata aggredita dal coronavirus, che è Codogno, era uscita e non c'era più nessun contagiato, quindi andare a Codogno è cosa che una persona che abbia sentimento umano e cristiano dovrebbe fare per evitare che si consideri quella una città maledetta, da evitare, un luogo pericoloso, come pensa qualche singolare oppositore sutrino. Andare a Codogno è come andare a Sutri, perché oggi Codogno non è più una città appestata. È chiaro che occorre prudenza per evitare di riaccendere focolai che sono spenti, ma non abbiamo la certezza di quanto possono rimanere tali. Ma quello che mi ha più rassicurato è la mia posizione intuitiva, quella per cui da bambini ci dicevano che è bene stare all'aria aperta, è bene camminare, prendere aria, e stare al chiuso, nell'aria stantia di una casa, specialmente se piccola e con tante persone, può essere dannoso. Ebbene, l'esperto di Harvard, il professor Milton, concorda su quello che ha detto anche Silvio Garattini, un grande medico italiano, e che io ho detto sul piano intuitivo, che non c'è nulla di male a fare una passeggiata da soli, mantenendo la distanza di 1 metro da quelli che tu potessi incrociare, in una città e tantomeno in campagna. Come sia possibile multare un genitore, come è accaduto a Firenze o a Prato, che porta il bambino all'aria aperta, è cosa inverosimile. Come sia addirittura grottesco che qualcuno possa multare una persona perché va a comprare 3 bottiglie di vino. Ora, il vino, salvo che uno si ubriachi, è sempre stato collegato alla salute, è una produzione meravigliosa. L'Italia produce vini che vengono ovunque lodati, non è legato al male. Il tabacco, sì, il tabacco è accertato che porta il cancro. Ebbene, sono aperti i tabaccai, ma se un signore a Vigliano va al supermercato, qualcuno lo ferma e gli fa la multa. Mi sembra una cosa che va detta, cioè tante cose irragionevoli, tante restrizioni, tanti impedimenti sono contro la salute, non per la salute. Ecco, io ho detto questo. Ora, quando Milton scrive che stare all'aperto sotto il sole e a distanza di sicurezza è di certo più sicuro che stare tappati in condomini poco ventilati. Ecco, vediamo quante persone si affacciano al balcone in piccole case, dove si assiste ad un altro paradosso, che noi invece di isolare i malati abbiamo chiuso in casa i sani. Così, se uno abita con 5, 6, 8 persone e ha il virus, in casa lo trasmette immancabilmente, inevitabilmente. E quindi questo è già avvenuto, all'aperto non sarebbe accaduto. Mi pare che queste cose io le possa dire senza essere aggredito come accade e mi è accaduto anche oggi, perché ho detto che siamo partiti in ritardo, e questo lo dico come vera critica al governo. Poteva già dai primi di gennaio iniziare a usare misure cautelari di prudenza, non chiudere tutto, ma chiudere alcuni luoghi che sono stati tenuti aperti, con l'esaltazione e l'euforia di fare incontri in discoteche, partite di calcio, e quello ovviamente è stato fatto senza sufficiente prudenza.
Ma come siamo partiti tardi con le chiusure, costringendo in casa i sani con i malati, quindi abbiamo favorito la diffusione del virus, anche se in realtà in molti casi in modo inconsapevole. Abbiamo messo in casa i giovani con i vecchi e abbiamo impedito alle persone di stare all'aria aperta. Tutto questo non capisco chi debba criticare un'affermazione così logica. Partiremo tardi anche con le riaperture, perché se continuiamo a tenere tutte le città chiuse come se ci fosse la peste, siamo davanti a qualcosa che non vuol dire aprire in modo irragionevole, in modo scriteriato, ma valutare come è aperta una tabaccheria che possa essere aperto, per esempio, un museo. I musei, con il numero limitato di persone o contingentato, potrebbero essere luoghi dove le persone possono tornare ad andare, a partire dalla mostra di Raffaello. E in realtà noi abbiamo ottenuto un risultato di reazione anche dei sondaggi all'idea di riaperture logiche, perché è stato tale il panico diffuso e il panico indebolisce le reazioni, perché creandoti una debolezza psicologica ti rende anche la capacità di reazione più debole e quindi le nostre capacità di reazione al male sono minacciate dalla paura del male stesso e quindi la gente ha paura di uscire anche da sola, come se si contaminasse solo camminando. Ecco perché, detta questa frase, risulta abbastanza bizzarro che chi prova odio per programma, come tale Lambros Raptis, che scrive le sue cosine, naturalmente sempre pieno di livore, dica: meglio un morto in casa che Sgarbi e Renzi fuori dalla porta. Per fortuna non contano un cazzo. Ora, Renzi ha detto cose diverse dalle mie, ho parlato solo di stare all'aria aperta. Lui ha parlato di riaperture di attività. Ma l'odio per Renzi e per Sgarbi induce a dire che è meglio un morto in casa. Ebbene, signor Raptis, quando avrà quel morto, si pentirà di quello che ha detto. Noi siamo vivi, se lei si augura un morto, augura danno a se stesso. Mi dispiace per lei, caro signor Raptis. E così, nella bella città di Sutri, di cui devo dire un primato, e quindi possiamo chiudere questo primo ragionamento e avviarci al successivo.